legittime di dissenso non possono mai sopraffare il dovere civico di proteggere i più deboli. Dobbiamo sconfiggere il virus, non attaccare gli strumenti che lo contrastano e che lo combattono. Buongiorno, ben ritrovati alla nostra Aria che tira. Durante i difficili mesi della pandemia, il Presidente della Repubblica è intervenuto in poche occasioni, ma sempre nei momenti più delicati o più drammatici. Ieri Sergio Mattarella ha deciso di sfidare la piazza No Vax e No Green Pass con le parole che abbiamo appena ascoltato. Probabilmente ha visto aumentare non solo il numero di contagi, ma anche la preoccupazione e lo scetticismo di molti italiani. Ha detto che era il momento di intervenire, perché il dissenso, sempre legittimo e garantito, come ha detto il Presidente, non può e non deve sopravanzare la libertà di tutti gli altri. E però, devo dirvi una cosa, in vista della terza dose, in vista del vaccino ai bambini più piccoli, sotto gli 11 anni, questo dissenso esiste e aumenta, e non solo dentro gli studi televisivi, non siamo neanche dei mostri, come dice qualcuno. La strada corretta è quella di chiudere le piazze, secondo noi, di alzare il livello dello scontro. Insomma, stiamo decidendo che dalla pandemia noi non usciremo più tutti uniti, tutti insieme, ma gli uni contro gli altri? Forse a questo punto è anche giusto, ma bisogna discuterne. Io voglio chiederlo subito a un ospite molto importante, Walter Ricciardi, eccolo lì. Sigla e parliamo con lui.